C'è un grandissimo spazio per il centrodestra, per un'aggregazione di forze che risponda davvero ai bisogni della gente, alle esigenze concrete, al bisogno di vedere un paese diverso, come in gran parte è, basato sull'onestà, sulla trasparenza, sulla fiducia delle persone, non solo nel modo in cui si fa politica, ma nel modo in cui si amministra il paese, le regioni, i comuni. Questo è lo spazio che noi cerchiamo ed è in questo senso che la riunione di oggi è alla ricerca di un campo alternativo alla sinistra, perché è un campo che si riferisce a dei valori etici e anche a degli obiettivi molto concreti di interesse e di sovranità nazionale.